Ciao gente, benvenuti in questo nuovo video. Come avete potuto notare dal titolo, ho fatto di nuovo shopping e come sempre sono andata alla ricerca di piccole chicche da aggiungere all'armadio. Ho approfittato assolutamente dei saldi per andare alla ricerca di qualche piccola cosina che mi mancava nell'armadio per farmi ispirare e anche perché ultimamente ammetto, sento proprio l'esigenza di vestire in modo più colorato e quando apro l'armadio cerco solo per cose colorate e siccome in passato non ne ho acquistati molti di capi colorati, sto andando ad integrare un po' di colore nel mio armadio e quindi quello che vedrete oggi è il risultato di quello che mi sta accadendo ultimamente. Come avete potuto notare anche dal video di decluttering e come ho già anticipato, è in atto una sorta di cambiamento proprio radicale, ma non forzato e non velocizzato di tutto quello che mi riguarda, per cui siamo passati dal fare ordine, dallo sbarazzarci di cose che non ci servono più né fisicamente né al più grande progetto di vita, e per poi andare a fare anche un piccolo cambio nell'armadio, nello stile e in tutto quello che mi riguarda in generale. Per cui passiamo subito all'unboxing di tutto quello che ho acquistato oggi, perché non vedo l'ora di condividere con voi i miei acquisti. Inizieremo subito da H&M perché era tanto che non acquistavo da lì e in tante mi avete ricordato dell'esistenza di questo negozio che ultimamente ho ignorato un po', per cui partiamo subito con quello che ho acquistato lì perché sono super super proud. La prima cosa non è nient'altro che una cosa super utile e super pratica ed è questo top. È un top tecnico, termico, per cui perfetto per un eventuale giro in montagna, così come sotto un maglioncino per rendere l'outfit un pochino più caldo. Questo l'ho acquistato di base per indossarlo con un cardigan in particolare, perché è un cardigan che adoro tantissimo, ma che non riesco mai ad indossare perché ha un taglio molto particolare qui sul collo, per cui se lo indossi con qualcosa sotto sta bene, però non è il mood che piace a me. Ovviamente, come sempre, troverete tutti i link qui sotto nella descrizione, indirizzati direttamente agli acquisti che ho effettuato io. Il secondo acquisto effettuato da H&M è influenzato dal colore Pantone dell'anno, quindi il Viva Magenta, che sto amando moltissimo ultimamente, uno perché è il colore dell'anno, ma il motivo in realtà principale è il fatto che è un colore nella mia palette e che mi dona tantissimo e che quando indosso ricevo un sacco di complimenti e mi piace proprio vedermelo addosso. Per cui eccolo qua. Ho preso questo paio di pantaloni a zampa e sono i pantaloni pezzo di un completo, quindi completo giacca e pantalone. Sono a vita alta, elegantissimi e bellissimi. E il completo insieme dà un mood da power woman livello 100.000. Purtroppo non ho potuto prendere il blazer perché non c'era la mia taglia, però lo so per ordinare online e quando lo riceverò vi farò vedere l'outfit completo, ma intanto i pantaloni sono meravigliosi. Se siete alla ricerca di un paio di pantaloni o un completo un pochino più particolare, questo è quello per cui dovete andare se il colore è nella vostra palette e anche se non lo è, chi se ne, perché essendo il colore dell'anno, le guru dell'armocromia ci perdoneranno per questo errore, perché bisogna rendere onore a questo colore meraviglioso che sprigiona tanta grinta e tanta gioia. Questo comunque è uno degli acquisti più in vista della stagione calda perché non sono molto pesanti, è un tessuto molto leggero che indosserò tantissimo anche in estate. E quindi ci stiamo piano piano orientando verso l'arrivo della stagione calda, anche se può sembrare un po' lontano. Il tessuto è comunque di super qualità, è 88% poliestere riciclato, ma al tatto non sembra per niente
un tessuto scadente. Sono proprio stupita dal feeling che dà questo tessuto, perché al tatto sembra quasi lino o un misto cotone lino. È proprio morbido, non pizzica, è proprio esteticamente, proprio a vederlo, è un tessuto lavorato molto molto bene. E devo assolutamente vedere cos'altro c'è dentro. C'è dentro poliestere, viscosa ed elastan, tutto qua. Però ammetto che la qualità di questi pantaloni mi ha fatto un po' cambiare idea su H&M. Direi che stanno un po' alzando il livello della qualità, anche perché anche il blazer, che non era nella mia taglia, però l'ho provato e l'ho adorato. Il taglio era veramente perfetto. Vi lascerò comunque qua sotto il link a entrambi i pezzi, quello sopra e quello sotto, così che se vi piace possiate acquistarlo. A proposito della stagione calda, perché anche se sembra lontana non bisogna scordarsela, prima o poi l'estate arriverà e in vista della stagione calda mi sono lasciata ispirare dalle poche cosine che c'erano in vendita scontate. E questo è una di quelle chicche bellissime per l'estate. È un toppettino stupendo, rosa, con questi fiorellini viola, lilla e giallini, con anche una punta di arancione, però è davvero adorabile. È un top che comunque, volendo, lo si può indossare anche in inverno, con sopra un cardigan molto molto pesante, che si chiude anche, magari lasciare solo intravedere un pezzettino di colore, un po' di estate, però è davvero bellissimo. Questo è in cotone a tatto, però andiamo a vederlo subito. Sì, 53% viscosa, 33% cotone e 14% lino. Dentro invece tutto cotone, per cui una di quelle cosine che io adoro, perché il tessuto è di qualità e poi è anche bellissimo. Guardate che meraviglia. Poi questi bottoncini sono proprio una delizia per gli occhi. Siccome questo è un video haul molto molto colorato, passiamo ad altre cosettine colorate che ho acquistato sempre da Zara. Il top è comunque di Zara. Allora, abbiamo questo maglioncino rosa, rosa antico, leggerino però caldo, perché ha una buona percentuale di lana. Infatti, come da mia abitudine, vi dirò la percentuale di ogni cosa che c'è dentro, quindi 50% di nylon di base, 20% di lana, 18% di alpaca e 12% di acrilico. Però per essere un maglioncino di soli 30 euro di partenza e 20 pagati da me, la qualità è veramente ottima, perché abbiamo ben 38% di lana, quindi tessuto naturale. È bellissimo, un po' trasparentino, ma a me non dispiace. Scollo a V e l'ho preso da indossare sotto i blazer, perché vorrei indossare un pochino più spesso i blazer, ma senza dover indossare i soliti pezzi basic che ho nell'armadio, di modo da far sembrare che sto indossando sempre una cosa diversa. E questo è veramente bellissimo, perfetto adesso per essere indossato appunto sotto magari un cardigan o un blazer come strato in più, oppure in primavera per con lo strato leggerino ma caldo, che serve sempre per non ammalarsi. Per completare l'outfit ho preso una cosa che, non lo so, mancava proprio nel mio armadio. Ho preso un paio di pantaloni in velluto, ma questo è un acquisto influenzato 100% da un vestito di mia cugina. Ieri è stato il compleanno di mio papà e mia cugina si è presentata con addosso questo vestito in velluto con fiori, bellissimo. Qui la foto, apprezzatelo, adoratelo. E io me ne sono innamorata, al punto che quando ho visto questi pantaloni non ho potuto resistere. Questi sono di nuovo a
gamba larga e a parte essere meravigliosi e perfetti per essere indossati con un top nero, grigio o verde scuro, verde salvia o anche questo maglioncino sta bene con un sacco di cose che ho nell'armadio, si presta alla perfezione anche con questo maglioncino e quindi mi sono creata un outfit super bello con due pezzi che possono essere indossati con tanti altri pezzi nel mio armadio, ma che comunque danno quel sentore di primavera e di nuovo e di nuovi inizi. E sto amando tantissimo questa combo. Questi pantaloni li ho presi senza indossarli, per cui adesso li proveremo anche insieme. Voi li avrete già visti qui nel mentre, io ancora no, però sono certa che mi staranno bene. Forse no, ma chissà. Adesso li proviamo comunque. Poi ho preso un'altra cosina. Cosina, per modo di dire, perché è una cosa un po' importante, però è bellissimo. Ho preso questo bellissimo cappotto in lana ed è un cappotto lungo, oversized e dritto. Non c'è niente da dire. Il colore è bellissimo, il taglio è stupendo. Sfortunatamente, però, mi sta un po' troppo grande. E io l'ho preso con l'idea di provarlo e riprovarlo a casa per autoconvincermi che mi stia bene, ma in realtà me l'hanno visto addosso un po' di persone e mi hanno già detto no, anche se a me piace tanto, dovrò rimandarlo indietro, però mi dispiace un sacco perché non c'è la XS e volevo proprio, avevo bisogno di un cappotto chiaro, lungo, in lana. E questo era perfetto, ma purtroppo non c'è nella mia taglia e me la dovrò separare. Però se riuscite ancora a farvi un giro e trovarlo, ve lo straconsiglio perché è fatto di 70% di lana, è caldissimo, è pesantissimo, pesantissimo in senso buono, cioè il tessuto è di qualità ed è uno di quei pezzi che bisogna assolutamente avere nell'armadio. Poi, vabbè, questo colore si adatta un po' a tutto: nero, grigio, beige, marrone, va bene con qualsiasi cosa, per cui se riuscite a trovarlo in giro nei negozi, andatelo ad acquistare. Online già non c'è più. Infine, da Zara ho preso anche un paio di scarpette e sono questi mocassini bellissimi. In camoscio sono di una qualità impressionante, una qualità impressionante anche per il prezzo di partenza, soltanto 50 euro e non c'è molto da dire su questi mocassini. Volevo un paio di mocassini classici da sempre, poi questo colore è uno dei miei preferiti comunque perché è uno di quei colori basic beige con però la suola marrone, per cui una combo un pochino più calda per gli outfit primaverili di nuovo, quindi mi sto già un po' orientando verso la stagione calda, anche perché quella è la stagione per la quale non ho molte cosine da indossare, soprattutto a livello di scarpe. E vi confesso che mi sto un po' orientando per integrare l'armadio anche con pezzi un pochino più caldi, anche a livello di scarpe, perché di base ho solo scarpe nere o grigie o bianche, invece mi manca qualcosina di più caldo e questo è un primo pezzo perfetto. Ovviamente non sono adatti per la pioggia, ma sono stupendi. Un pezzo classico da avere assolutamente e la qualità è davvero ottima. Poi sono anche super super comodi e ve li consiglio assolutamente. Se è uno stile che vi piace, prendeteli perché sono davvero meravigliosi. Abbiamo finito con gli acquisti nei soliti negozi, quindi Zara ed H&M, e abbiamo un altro acquisto da un negozio che non si è mai visto ancora da queste parti, anche perché non ve l'ho detto all'inizio del video, ma sono andata a fare shopping a Monza. Come vi anticipavo in uno dei video precedenti, vorrei passare un po' più
tempo a Monza, conoscerla meglio e proprio viverla di più, per cui oggi, anche se diluviava, sono andata a Monza e mi sono fatta un giro per i vari negozietti. Sono entrata anche in negozi che non visito di solito e mi sono lasciata un po' ispirare per anche futuri acquisti. E sono tornata in uno dei negozi che non visitavo da quando andavo alle superiori. E sono andata da Cereda. Mi sono sentita in un negozio di un altro livello perché lì ancora c'è tutta una filosofia dell'attenzione al cliente, di servirlo, di aiutarlo, di complimentarlo, di guidarlo nell'acquisto. E mentre in passato questo modo di servire, di guidare il cliente mi sarebbe sembrato un po' too much, oggi lo trovo utile e necessario perché è un'attenzione in più. Che magari per una persona che entra da sola in negozio come me e qualche volta hai bisogno di quell'amica che ti faccia il complimento, che ti aiuti nell'acquisto, che ti dia un consiglio, è sempre utile e magari non sempre possibile portarsi l'amica appresso. Ecco, trovare la commessa che ci sa fare e che ti sa consigliare e aiutare in quel modo lì è davvero bellissimo. Da Cereda vendono calzature, quindi scarpe di tutti i tipi, uomo, donna. E io sono entrata perché sono, anzi, ero ormai alla ricerca di uno stivale lungo da anni. Volevo uno stivale in particolare, taglio classico, sopra il ginocchio, a calza, proprio aderente sulla gamba. E lì l'ho trovato ed è bellissimo. Ne ho visti due, ne ho provati due. E la scelta è ricaduta subito su questo paio che è davvero bellissimo. E non pensavo, ma anche se sono bassa, mi stanno davvero bene. Questi li volevo perché è uno stivale che ogni ragazza dovrebbe avere nell'armadio. È uno di quegli stivali che non è per forza di tendenza, ma uno di quei pezzi classici che andranno bene sempre e io mi sto orientando sempre di più verso quella tipologia di cose da mettere dentro l'armadio, quindi non più solo esclusivamente pezzi di tendenza, ma anche e soprattutto pezzi che mi stiano bene, che siano adatti alla mia fisicità, che siano nella palette giusta per me e che siano soprattutto di qualità. E questo è uno di quegli acquisti. Li sto adorando, sono bellissimi e li ho acquistati per indossarli con short che io adoro tantissimo anche in inverno, da indossare con un paio di collan, con gonnelline, con vestitini eleganti che mi piace indossare anche con gli anfibi, però con questi qua il mood è completamente diverso e possono essere adatti anche per un'uscita un pochino più elegante, mentre gli anfibi sono un pochino più casual. Ci stanno bene anche quelli per l'uscita, però diciamo che a volte vorrei indossare cose un pochino più eleganti per quelle occasioni un pochino più speciali o per quando mi va di trasmettere signorina vibes. E con questo ho detto tutto. E gli acquisti sono finiti, sono super contenta di tutto quello che ho preso oggi e devo dire che mentre in passato mi piaceva di più comprare diverse cose online e provarle a casa e poi scegliere di mandare indietro quello che non mi piaceva, oggi preferisco andare nei vari negozi, più di uno preferibilmente. E non dentro un centro commerciale. Andare nei centri commerciali mi deprime un po' ultimamente, per cui preferisco appunto andare a Monza o a Milano e fare il giro dei vari negozi, farmi anche una passeggiata, quindi un'esperienza, non più solo vado mirata ad acquistare. No, un'esperienza di persone che incontri, profumi, luci e mood diversi. Proprio per vivere un po' della vita degli altri nel mentre, quindi mentre fai shopping fai anche altro, fai proprio un'esperienza. E oggi per me è stata un'esperienza perché poi sono entrata, come vi ho detto, in negozi in cui non avevo mai messo piede, non ci ho acquistato nulla, però
Però intanto è un primo tentativo e ho visto poi una cosa bellissima da Stefanel. L'ho vista una settimana fa, purtroppo era chiuso il negozio quel giorno perché era il primo dell'anno. Non l'ho acquistata, non avrei potuto ovviamente. E oggi quando sono andata per prenderla non c'era ormai più, per cui la vedrete in un prossimo video perché la ordinerò online perché è davvero stupenda. Quando la vedrete capirete il perché. È tutto per questo video, fatemi sapere quali sono i pezzi che avete adorato di più di questo video. Fatemi sapere, condividete con me quello che avete acquistato anche voi perché sono sempre super curiosa e voglio proprio sapere che cosa ha ispirato voi nell'acquisto. È tutto per questo video, io vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco, ci vediamo come sempre nel prossimo video, ma fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao!